Te namo namo.
Hare Krishna. Prima cosa, dispiace mio italiano, però mi piace tanto praticare italiano. Scusa con te, però necessito comunicare con te. Oggi andiamo a fare questo concerto della musica Carnatic. Carnatic significa Karnataka. Karnataka significa Purana, molto antico, molto antico. È preservata ancora in stato, un paese di Karnataka, India del Sud. Io, Baladeva Nitai, mia moglie, Kamalakshi Rupini, dopo mi fa una danza, però questo è molto tradizionale, no? Perché questa arte si è completamente, assolutamente connettata con la spiritualità, con la vita spirituale, non ha diversità. È sempre molto tradizionale che iniziamo qualche attività con una preghiera per Ganesh. Lui c'è questo servizio che finisce con qualche ostacolo, no? Qualche si può per noi penetrare più in questo umore. E questo che io ho cantato, iniziato, si chiama, dopo il mantra, no? Si chiama Lambodhara, di un grande compositore del secolo XV. Lui è un grande voto di Krishna, Purandara Dasa, del padre del sistema medievale, che ha prendito di ritorno questo sistema antico di musica. E adesso, e questa si chiama, questa composizione piccola si chiama Gita, come la Bhagavad Gita, no? Una canzone piccola. Per adesso vuoi fare questo tributo, omaggio a Vaikuntha Centro, Vaikuntha, per questa coppia trascendentale, per questa opportunità di noi, da Brasil, abitava in India per 4 anni adesso, però sempre in Benin, una volta al giorno, e adesso una volta al mondo, così, questa vita, adesso a Bologna, con una grande opportunità, un grande regalo di cambiare questo con voi. Fa una canzone che è una composizione un po' complessa, antica, di vita, che si chiama Varnam. Varnam significa colore, diverse rase, così. Molto bello. E questa raga prima si chiama Malahari. E quel raga si c'è in questa sensazione, questa rasa. Però allora io voglio fare una varna in Mohana Raga, che cambia, e anche il ritmo, no? La tala che io ho fatto prima Rupaka, così, e adesso andiamo per Triputa Tala, che se cambia tutto il disegno, se cambia il yantra, tutta la forma di percepire questo suono, questa armonia. Spirituale, e questa canzone è per Srinivas. Vishnu c'è più di 1000 nomi, una preghiera famosa, Vishnu Sahasranam. Krishna è uno dei più intimo, però c'è tanti nomi, e questo Srinivas è il sposo di
Shri Lakshmi. E Lakshmi si può, da questa benedizione, prendiamo il ricorso necessario per fare il nostro servizio. Questo è questa musica significa. Ananya Chintayanto Mamye Jana Paripasha Kritesham Nityabhyuktana Yoga Shemam Baham Aham Krishna Dijana. Per devoti io mantengo che c'è anche dopo che mancano. Io non so se è tanto italiano però. Da 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 ba.
Sempre interessato con la musica, con molta classe, piano, chitarra e così. E leggendo il Srimad Bhagavatam mi viene questa personalità, il grande saggio, Narada Muni, che suona la vinna. Io penso, ma che vinna? Mi chiedevo interessato, no? Che vinna, dico, questo saggio, se fa viaggio con sempre partigliando la Bhakti Yoga, no? E un desiderio di quedare vicino a questo strumento. Dopo anni c'è questa opportunità con mia moglie, che si ha con la danza classica indiana di decade e più di due decade. E andiamo alla India, io ho incontrato mio guru, Gita Rao Shyam Prakash, questa benedizione di suonare la Saraswati Vina. È tão raro vederti e sentire questo strumento, che per me è la massima, meglio espressione di questo sistema musicale. Perché? Perché tu puoi suonare la raga qui e anche la tala qui, sono sette. E questo è il potere dei Bhakti, no? Tu desideri qualcosa e Krishna fa un arrangiamento per tu realizzare questo. Per questo io sono qui per la benedizione del mio maestro musicale, mio padre, Geraldo Tonelli, discendente italiano, mio maestro spirituale, Srila Prabhupada, e discepolo di lui, mio Diksha Guru, Radhanath Swami Maharaj, Gita Rao Shyam Prakash per la Vina, e questa canzone che io prendi, lo Varna e tutte le vocali, Vijaya Lakshmi Gopal Krishna e tutte le devote che prendono lui per qui. Grazie, Hare Krishna.
Però adesso io sono un shruti meglio per mia voce, però adesso cambio un po' per sentire la vena. Tradizione, no? Questa tradizione di Sanatana Dharma, tutto è un parampara, anche per quedare vicino a qualche tipo di yoga, no? Bhakti, Ashtanga, Natya, come noi dell'arte, è un guru parampara, no? Se c'è una benedizione, una shakti spirituale, un'energia spirituale che viene. E adesso inizio questa Sarasvati Vina con una composizione del mio maestro, rarissimo, Bhatsubana, il nome di lui. Karnataka Kapirale. Thank you.
Speciale per tutti. Bravo.
questo moto sensibile di me, temperatura. Mi piace ricordare che questo sistema musicale è tan ricco. Perché in Brahma Sangita si dice, né, che tutte metriche, il suono, né, la metrica di Gayatri, se viene della flauta di Krishna, né, perché lui è il musicista supremo, il grande maestro. Né. E mi ricordo quando il Bhagavatam si descrive Krishna con Gopi, la danza da razza, Gopi si ha tanti amori per Krishna che inizia a cantare tante raga. E Prabhupada anche spiega che se c'è raga, la quantità di raga è la quantità di specie viventi, 8.400.000 specie di raga, e che 60.000 sono principali, e con l'amore e devozione le gopi tutte espressano con tanti raga. E noi sempre pensiamo che ha finito lo studio, per niente. Secolo XVIII c'è questo grande devoto del Rama, si chiama Tyagaraja, e lui tan speciale che lui attrago diverse raga che non si conosceva per musicista ancora, né? Perché si ha un po', si ha perdita in scrittura, così non si capisce tutto, no? Narada ha spiegato tante raga, però non si capisce, anche necessitiamo una istruzione più elevata. Però questo Tyagaraja trago tante raga diverse, e lui è tanto speciale con tuo sadhana, la musica, la devozione, così, che il Rama personalmente ha dato a lui un darshan, Tyagaraja. E questa musica mi piace molto di lui, si chiama Ni Bhakti, un omaggio a Bhakti Yoga anche, è bella anche, un po' vicino a questa raga per la stessa sfera, però diverso. Jaya Manohar. Thank you.
bello perché questo, noi suonavamo prima un Gitam, dopo un Varnam, e adesso questo tipo di composizione si chiama Kirti o Kirtana. E c'è questa caratteristica di che se c'è una melodia, però se cambia il finale, no? Che è molto ricco così. Adesso mia ultima offerta, grazie a voi per questa opportunità. E questo è anche tu, loro, scusa, voi un po' sentire con me e cantare con me così. Yeah.
Jaya, Balla Dev Jaya Sunada. Perché per capire meglio tutta la danza, che significa, ne va a parlare una spiegazione chiara di tutto, no? Per favore, Mago, grazie. Poco ci sarà la danza, intanto c'è il darshan delle divinità. Io vi leggo. Allora, vi leggo queste righe che ci hanno dato loro, appunto, proprio per entrare di più in questa danza. La danza classica indiana è più di una tecnica, è una filosofia di vita che porta con sé una cultura ancestrale, i cui insegnamenti vengono tramandati in storie che vengono raccontate attraverso il linguaggio delle espressioni del viso e del corpo e dei movimenti delle mani. Quindi, prima di ogni ballo, spiegheremo cosa verrà detto, oltre a mostrare alcuni gesti delle mani e il loro significato, in modo che tutti possano unirsi alla storia con noi. Alcune danze hanno movimenti astratti che non hanno un significato diretto che possa essere percepito consapevolmente. Questi movimenti sono come un mandala, che si esprimono disegnando forme diverse nello spazio
inserite nel tempo nei ritmi della musica. Sia le danze astratte che quelle che raccontano storie sono legate a pensieri filosofici, un modo di vedere il mondo, e mirano ad elevare sia chi esegue le danze naturalmente, sia chi le guarda. Nei balli in cui il movimento raccontano storie, le stesse storie o parole vengono solitamente ripetute due o tre volte attraverso movimenti diversi in modo da poter capire cosa viene ballato in modi diversi. Ora inizieremo con una danza astratta molto tradizionale e rara che faceva parte del repertorio delle Devadasi, le sacerdotesse danzatrici del tempio, chiamata Purvaranga Vidhi. Inizia con uno sloka, un verso in glorificazione di Sarasvati, dea delle arti e della saggezza, nel suo aspetto Rangadi Devata, la divinità dominante degli stadi. Il verso dice che la collana che porta al collo è stata fatta di pietre lucenti. Brilla come il sole. Il bianco del cielo è il colore dei tuoi bei vestiti. Le sue mani compiono il gesto di benedire e proteggere. Il rosario che si usa nella meditazione sul mantra è fatto di perle preziose. Porta un libro e ha delle belle braccia. Tutti in tutti i mondi la glorificano. Indossa un bellissimo chignon, ornato di fiori e diversi fiori legati insieme con piccole ghirlande pendevano dai suoi capelli. Bevendo il nettare di questi fiori, le api si inebriano intorno a loro, oltre che dalla loro bellezza e dalla bella musica, della loro dolce voce e della loro dolce essenza. È come una gemma ed è molto dolce nel suo essere. Gli omaggi e lei che benedice i devoti molto misericordiosa. Ha delle belle sopracciglia e delle belle guance. La sua fronte sembra una mezzaluna. Adora i dolci e i pavoni. Tutti gli esseri divini, i saggi, l'adorano, la maestra delle fasi. Omaggi a te. La danza prosegue poi con la sua parte astratta, che è molto importante perché attira l'attenzione della ballerina e del pubblico, oltre che a servire da riscaldamento per la ballerina, che gradualmente inizia a muovere le diverse parti del suo corpo, entrare nel ritmo della danza, eccetera. Si dice che l'attenzione al ritmo sia uno strumento per la ballerina per sbarazzarsi del falso ego. E per lei la danza e il pubblico per stabilire una comunione. Dopo alcuni passi di danza astratta, la danza si conclude con due versi che glorificano Ganesha, a cui preghiamo sempre all'inizio di ogni cosa per rimuovere gli ostacoli, e al sovrano del tempo, che fu un grande mecenate delle arti e, come vero rappresentante del divino, governava il popolo manifestando le buone qualità di Dio. Il verso dice: il Signore di Kashi, su di lui sentiamo cosa dice. La sua statura è piccola. È il figlio di Shiva. Il tuo sguardo misericordioso da me non deve deviare. Per favore, non farlo per gli ostacoli che rimuovi. Ganesha, o divinità, omaggi.
No? Quindi il re viene glorificato. Ok, posso dire anche questo? Quindi il re viene glorificato dicendo: essendo fedele e onorando la sua parola, i favori di Lakshmi, la dea della fortuna, e tutte le qualità porti sotto il tuo dominio. È generoso, ci dà tutto. Brilla come il cielo soleggiato, è bello come la luna, è grazioso come la perla nell'oceano. A te omaggi, il grande re virtuoso come Rama, rifugio di tutte le buone qualità.
చరిత్ర వామన రూప మహేశ్వర
कर सत्य वशी कर दीन दया कर काफी दिवा कर रूप सुधा कर गुणरत्ना करनी के Continueremo con la danza principale di oggi, il Dashavatara, che raffigura le 10 incarnazioni più importanti di Krishna. Tra queste a volte compaiono alcuni movimenti di danza astratta. È lui che è il supremo rifugio, mi inchino sempre. Nell'oceano di latte a riposare, Sarasvati, che è glorificata da grandi personalità, a suo marito Brahma, che ha dato i Veda per benedire l'umanità nei tre mondi, e quindi tutto è fiorito. L'invidia, un essere demoniaco, rubò i 4 Veda e fuggì nell'oceano. Ma il Signore lo pose fine venendo come il pesce Matsya. Nel grande oceano di latte la montagna fu posta per fungere da perno, dove il serpente Vasuki era avvolto e legato come una corda per essere sconfitto dagli dèi e dai demoni. In fondo, sotto il perno, il Signore è sceso in picchiata per tenere tutto sulla schiena, come la tartaruga Kurma. La divinità della terra soffriva molto perché un essere demoniaco vedeva la sua immensità con così tante ricchezze. Per esplorarlo ha arrotolato la terra come un tappeto ed è fuggita con essa negli abissi. Ma questo demone fu eliminato dal Signore, che con le sue 2 zanne riportò la terra al suo posto, come il cinghiale Varaha. Il saggio ragazzino Pralada meditava sempre su Visnu e cantava i suoi nomi, e suo padre demoniaco si arrabbiò dicendo che era il Signore di tutti, di tutto. Chiese a suo figlio: questo Visnu dov'è? Dire, poi il grande pilastro del palazzo si ruppe e dentro di essa il Signore salì, inseguì il padre di Pralada, gli aprì il petto con le unghie, ne strasse le viscere e ne fece una ghirlanda, proteggendo tutto il popolo nella sua forma per metà uomo e leone, Narishimha Deva. Il figlio del saggio Kashyapa, Vamana, chiese una donazione di soli 3 passi di terra, sebbene fosse un nano. Il re Bali si è impegnato a dargli ciò che ha chiesto, ma è rimasto sorpreso nel vedere il piccolo Vamana
crescere così enorme da coprire l'intero universo e oltre, con soli due passi. Quindi il re diede la propria testa a Vamana per piazzare il suo terzo gradino. I difetti non esistevano nel suo essere e quindi ha ricevuto questo dono da Vamana. Il saggio Jamadagni ebbe Parasurama come figlio. Ha combattuto con i membri della dinastia del Sole e con tutti i governanti corrotti. Ha sconfitto 21 volte. È soddisfatto. Quindi ha eseguito una cerimonia di purificazione e ha donato l'intera terra che ora gli apparteneva ai grandi saggi che vivevano in quel momento. Il re Dasharatha aveva un figlio nobile che sconfisse il demone a 10 teste, Ravana, con l'aiuto dei suoi devoti e con il suo arco e le sue frecce. Distrusse gli esseri miserabili con il suo servitore, la scimmia Hanuman, e il re Vishashana dona la vita eterna. Il potente Vasudeva e sua moglie Rohini ebbero un figlio, Balarama, che fu misticamente trasferito nel suo grembo, apparendo inaspettatamente al tempo dello Dvapara Yuga, quando il popolo era oppresso da un sovrano demoniaco che era lo zio di Balarama. Essere demoniaci arroganti che pensano di essere troppo o fingono di essere migliori di questo o di quello, come Pranambasura, sono stati tutti eliminati da lui, che tutti e tutti glorificano Balarama. Devaki e suo marito Vasudeva avevano un figlio speciale. Poiché Kamsa voleva ucciderlo, fu trasferito nella casa di Nanda, il capo dei Mandriani, e accudito da sua moglie Yashoda, che poté vederlo crescere. Ha eliminato i problemi aiutando i 5 fratelli Pandava, che erano principi, perché erano amici virtuosi. Protegge i suoi devoti, Krishna, che suona il flauto e indossa una piuma di pavone sulla testa. Sei la via per coloro che chiedono aiuto, per avere un destino di tristezza e lamento, per vivere in questo tempo di Kali Yuga. Coloro che meditano su di te, li proteggi personalmente. Sul tuo cavallo verrai come Kalki e colpirai tutti gli esseri miserabili con la tua spada. Sharanam,
Yeah.
Thank you.
Infine chiuderemo con un breve ballo. Dopo aver glorificato i potenti avatar di Krishna e Vishnu o Vishnu, entriamo nella dolcezza specifica della sua forma originale come Krishna. Questa canzone si chiama Kadagola, che è il nome dell'attrezzo utilizzato per sfornare il burro o panna. Dal momento che fa una cosa così grande come il burro, è considerato di cattivo auspicio romperlo. Così un giorno madre Yashoda stava agitando il burro e le parve di sentire qualcuno bussare alla porta. Ma quando andò lì non vide nessuno. Quando ritornò per continuare a sfornare il burro, si accorta che la Kadagola era scomparsa. Poi notò le orme di Krishna e capì che l'aveva rubata. Lo trova e gli chiede di restituirgliela, perché se si rompe non ci sarà più burro per lui. Ma Krishna non vuole restituirlo e fugge. Gli dice di portare il fratello maggiore e gli amici, perché darà loro del buon burro. Ma Krishna gioca con il Kadagola. Dice: questo ragazzo non mi elenca? Non so. Cioè, questo bambino non ascolta. Esatto, questo bambino non ascolta. Cosa dovrei fare? Poi vede alcune lucciole e dice a Krishna che ne catturerà una. Andrà nella sua camera da letto e la legherà al suo letto e allora risplenderà lì. Ma poiché lui non è interessato, lei prende il suo miglior burro e dice che glielo darà. Lo prova ed è delizioso. Vedendo che ci vuole tanto tempo per mangiarlo, gliene dà. Ma lui è sospettoso e dice che non lo vuole. Lei dice che allora lo darà ai suoi amici. E lui piange e dice che non lo darà a loro. Glielo darà, ma prima dovrebbe fare il Kadagola. Ma Krishna continua a giocarci. Gli dice che se non lo ascolta, si arrabbierà con lui. Lui dice che non gli importa. Poi smette di parlargli e lui cerca di giocare con lei toccandole le spalle e chiudendogli gli occhi con le manine. Guardandolo, il suo cuore si scioglie. Egli è colui che dà tutta l'illuminazione e che dà tutto ai suoi devoti. Egli è il Signore Vitala, ma è anche il suo piccolo Krishna. Ricorda quando inseguì il serpente cattivo che stava avvelenando il fiume Yamuna. Ha combattuto con il serpente e ha ballato su di lui. Pensa che queste cose pericolose gli accadono a causa degli occhi malvagi delle persone. Vedendo il suo affetto materno per lui, Krishna le restituisce il Kadagola e lei gli dà molto burro. Okay, zangola. 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 So that Krishna is playing with that. And it's considered inauspicious if it breaks. So Mother Yashoda is trying to get that back because she's afraid. Because so many demons are trying to kill Krishna. She's thinking so many inauspicious things are happening to my baby.
if he breaks that, one more inauspicious thing will come. So she's trying to get that back to the story. Lei ha detto il zangolo che fosse la zangola, però. కడగోల తారెన్న చిన్నవే కడగోల తారెన్న చిన్నవే కడగోల తారెన్న చిన్నవే ಕಟ್ಟಾಣಿ ಮುತ್ತಿನ ಕಲಿಯೇ
ಮುಗರೊಡೆದಾರೆ ಮುಗರೊಡೆದಾರೆ Non immaginavo che erano così bravi, proprio professionali, esperti, e ci hanno trasportato nel passatempo di Krishna e i suoi avatar. Ringraziamo ancora e spero di vogliamo invitare, prima di fare il kirtan, invitiamo tutti a martedì sera alle 19.30, avremo la grande, grande fortuna di una delle prime discepole di Srila Prabhupada, che è diventato devota nel 1968, e per un arrangiamento di Krishna, e si trova qui in Italia e viene martedì per condividere chi ci ha seguito durante il lockdown. Lei ha fatto almeno due o tre programmi con noi online. Rukmini Devi, che è molto molto brava, molto, molto cosciente di Krishna e molto, molto capace di trasmettere il suo amore per Krishna a tutti. E così invitiamo tutti, ci sarà una conferenza e naturalmente per sabato. Dica anche in inglese, così vengono anche loro. Everyone is invited on Tuesday evening at 7:30. There'll be one of the oldest lady devotees of the Hare Krishna movement. She will speak in English. She's from America, and so on. You're all invited to come at 7:30 on Tuesday night. This Tuesday night. Okay. Hare Krishna. Continua con Martina, che ci delizierà con il suo bhajan speciale. Vediamo.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.